Il Politecnico opererà nell'area del Sassolese, area forse colpita con maggiore durezza dalla crisi, quella che oggi soffre, una sofferenza che viene da diversi anni in modo maggiore, dove ci sono aree dismesse con una quantità credo significativa. In quell'area 43 studenti giovani che si laureeranno in architettura, assieme alla loro facoltà, proveranno a immaginare, a darci alcune coordinate relativamente al futuro, a quello che potrà essere un progetto di recupero di un'area significativa particolare. Ecco, io credo che questo rappresenti oggi, guarda il sindaco di San Felice, no? Che certamente anche in quel territorio si stanno sperimentando nuove tecnologie, si sta investendo in questa direzione, ma per una ragione ben diversa. Io penso che in quel territorio si stia partendo con quel progetto una nuova stagione, perlomeno me lo auguro. Noi siamo sempre di fronte a un dibattito postantio, un dibattito che tende a guardare più al passato che al futuro. Ecco, io credo che possiamo partire con quell'esperienza, con quel progetto che rappresenta un elemento di discontinuità rispetto al passato, cioè poniamo al centro aree dismesse e ci sono migliaia e migliaia di metri quadrati da recuperare, poniamo al centro un progetto, un'idea, andiamo a costruire un'idea di recupero, sapendo che è finita la stagione per la quale, aumentando gli indici, realizzavamo case o realizzavamo dei centri commerciali. Erano due idee che hanno caratterizzato lo sviluppo fino ad oggi. Queste due idee oggi non sono più attuali, e quindi credo che lì possiamo pensare, assieme a dei giovani, a coloro che sono nel futuro, dentro il futuro, ai quali il futuro appartiene, possiamo avere delle idee interessanti. Ecco, io credo che questa stagione, il futuro, debba essere caratterizzato da queste scelte. E certamente, se sarà caratterizzato da queste scelte, il tema della domotica, della bioarchitettura, il tema del risparmio energetico saranno centrali rispetto alle scelte che verranno fatte. Dobbiamo saper cogliere questa sfida, sapere coglierla positivamente, mettere in campo ogni azione, ogni opportunità, ogni progetto che guardi in questa direzione. Penso, noi abbiamo tentato di farlo, un censimento delle aree dismesse. Però è un censimento, avevamo censito alcune aree, ma che ha bisogno di un aggiornamento quotidiano, adesso la dico così, no? Perché la crisi ha prodotto e continua a produrre quantità di aree il cui futuro è ignoto. È ignoto anche noi cosa potrà accadere. Ecco, proviamo a scommettere in questa direzione, a mettere in campo ogni sforzo che sia proiettato dentro questa prospettiva. So che è una prospettiva non semplice, perché siamo ancora divisi, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, nel dibattito sui giornali, c'è la difficoltà a innestarci dentro ad una prospettiva, pensando che questa prospettiva voglia buttare a mare tutto ciò che c'è alle spalle. Non è così, ma se ci sarà una condivisione vera, uno sforzo univoco, accanto naturalmente, concludo, a degli strumenti finanziari, perché parlare di recupero alla luce dell'attuale quadro normativo, con i costi che esso ha, che comportano alcune scelte sia di tipo energetico sia legate ai materiali, se lo Stato, il governo, non metterà in campo strumenti che accompagnino,
che sostengono questa prospettiva sono consapevole che rischia di appartenere ad una progettualità che non ha gambe o ha gambe corte. Bisogna che riusciamo a unire le idee, il progetto, anche accompagnato da quelle che sono le risorse necessarie perché diano corpo al progetto stesso. Non sarà un'operazione facile, semplice, ma è l'unico modo. L'Europa metterà in campo delle misure nella prossima programmazione legate al recupero delle aree e delle città, e quindi anche questo rappresenta, credo, un elemento innovativo importante che caratterizzerà il futuro, no, di un'Europa che per molti versi rappresenta alcuni aspetti che sono simili ai nostri sui processi di deindustrializzazione, ma dovranno essere sostenute anche da politiche. Non possiamo pensare che solo l'Europa sia l'unico strumento che l'accompagna, politiche del nostro governo e dei governi futuri. Io credo che dobbiamo essere dentro questa prospettiva, guardarci, lavorare e sintonizzarci sul futuro. Sfida non semplice, ma credo che dobbiamo cogliere fino in fondo, perché è la vera opportunità che è offerta al nostro paese e agli stessi paesi europei.